Ed eccoci tornati in Teniamoci Compagnia. Sorrido perché sono qua con un amico che è Franco Cirio, presidente UNICEF Liguria. Buongiorno. Bravo. Franco. Carissimo, buongiorno Telegeneva. Buongiorno Franco, e Franco è ricoperto dalla bandiera UNICEF quest'oggi. Insomma, non è un caso, noi certo. Sorridiamo perché è giusto che sia così, ma siamo in mezzo a un conflitto che, ahimè, e le notizie lo confermano di ora in ora, sta farcidiando drammaticamente i civili e fino i bambini. Tant'è che c'è già un bilancio di sangue da questo punto di vista piuttosto raccapricciante. Ecco, Franco, la prima domanda è: noi vogliamo aiutare, noi ci sentiamo impotenti, che cos'è che possiamo fare nell'immediato? Oggi l'urgenza preme e, come dici tu giustamente, peggiora di minuto in minuto. Per cui oggi si può soltanto testimoniare l'adesione a questo popolo così martorizzato e colpito improvvisamente con delle donazioni. Non c'è altro sistema veloce e concreto per arrivare a rispondere alle esigenze che hanno queste famiglie, queste donne, bambini soprattutto, che fanno questo esodo, un esodo terribile, e dare sostegno a tutti i costi. Quindi sostenere l'organizzazione internazionale, l'ONU che è presente, l'UNICEF presente sul territorio, sostenere con delle donazioni. Abbiamo fatto un numero. Quindi. Sì, sì. Allora io ho mandato proprio la foto di questa raccolta fondi a Camilla. Certo. L'emergenza ucraina dona al 45525. Insomma, c'è la possibilità immediatamente con il proprio Bravissimo. Cellulare di Bravissimo. Donare subito, di fare ogni tipo di donazione che si intende, che si Bravo. Può chiaramente. Certo. Ed è una cosa importante, perché direi che è un inizio, direi che insomma dobbiamo rimboccarci le maniche da tutti i punti di vista, ma non rimandare proprio questa cosa qua, su questo tema, assolutamente così. Poi su altri temi, noi per fortuna, lo diciamo con sorriso, per fortuna abbiamo affrontato, c'è il problema della crisi climatica che rischia di colpire 1 miliardo di bambini, certo, le prime vittime, dati di oggi. E allora per fortuna noi abbiamo dato quel segnale con quella proposta di legge, che adesso ha avuto l'accreditamento, per cui diventa la legge operativa per una Liguria amica dei bambini, libera dalla plastica. Però occorre che i bambini non siano più dei tirassegno, ma bisogna che entrino veramente, siano centrali nel cuore delle persone, e cominciamo a decidere e scegliere sulla base di quella convenzione che abbiamo firmato. Noi continuiamo a firmare grandi convenzioni e poi non le rispettiamo. Allora bisogna che la gente prenda coscienza dei diritti per poterli fare affermare e farli rispettare. Questo è il tema. Questo è il tema, sicuramente. Poi, insomma, lei con la questione climatica mi dà proprio il là per iniziare proprio un discorso con lei che riguarda questa domanda fondamentalmente. UNICEF, questo è sicuro, ha sempre aperto i suoi riflettori sul tema della pace, sulle tante guerre che dilaniano il mondo, perché anche mentre scoppiava quella dell'Ucraina ce n'erano almeno una cinquantina che nel mondo imperversavano. Ecco, però Cirio, perché noi però le ignoriamo? Finché non bussano alla nostra porta queste guerre, queste morti, questi bambini presi proprio a tiro a segno, come dice lei, bravo, che è un'espressione bravo. Veramente molto brutta, terribile. Però è così. Sì, perché le ignoriamo? Bravissima. Guardi, e beh, questo è il potere dei media, della comunicazione. D'altronde tu non puoi nemmeno, le persone non sono nemmeno, non puoi nemmeno martorizzarle tutti i giorni. No, certo. C'è questo problema generale che noi segnaliamo, dopodiché l'azione deve essere personale, convinta. Quando mi dicono cosa posso fare, io non, ma dico, ma studia, dove abiti? Lì vicino alla biblioteca Lercari. Vai alla biblioteca Lercari, comincia a studiarti la convenzione e farla rispettare. Vai nelle scuole, chiedi ai ragazzi, agli insegnanti di parlare dei diritti dei bambini
E questo è il minimo, questa è la cosa importante da fare, non c'è bisogno di soldi e di armarsi. Bisogna prepararsi veramente a un mondo che superi queste esigenze, che se no ci arrivano improvvisamente e non sappiamo nemmeno da dove arrivano. Cosa farete come UNICEF Liguria riguardo questa emergenza? Quali sono le iniziative che porterete? La più urgente è questa. L'SMS, 45525, certo, bravissima, e lo ricordiamo. Bravissima. Poi ci sono i centri d'accolta dove inviamo le persone che hanno disponibilità anche di mezzi, di medicinali, visti dai medici, eccetera, eccetera, e allora vanno direttamente nei centri di accoglienza, dove poi si vengono dirottati. Vengono smistati. Certo. Ecco, voi avete dei link direttamente in Ucraina? Vi arrivano notizie? Sapete dell'altro oltre quello che... Il dato 10 minuti fa, la data del contatto, la situazione peggiora di minuto in minuto. Ho mandato questo dato ufficiale da leggere. Il dato ufficiale che peggiora da minuto in minuto. Una cosa incredibile. Di persone che non aspettavano questo qua, gli piegano le bombe addosso senza saperlo, senza motivo, senza impreparati. E quindi non hanno nemmeno tempo di preparare i ripari. Non ha avuto nemmeno tempo di preparare i ripari. Hai capito? Gli piovono queste bombe e vanno nelle metropolitane, ma le metropolitane non sono rifugi antiaerei. No, certo. Quindi, hai capito, questo dà senso dell'improvvisazione, ecco, dell'improvvisazione. E quello che sottolineavamo anche all'inizio del nostro programma, prego, vedo che è lì che vuole dire un'altra cosa. Ma certo, perché vede la comunicazione è importantissima. Noi veramente ogni giorno dobbiamo esercitarci, parlare di queste cose, sì. Non possiamo aspettare sempre la disgrazia, noi dobbiamo veramente ogni giorno. E allora dovremmo cominciare a parlare delle armi. Ma scusi, direttrice, ma se la gente continua a fare armi, poi queste armi vengono usate, eh? Poi danno la colpa al matto, una volta matto una volta matto l'altro, però le vittime sono sempre le vittime. Dobbiamo smettere con queste armi. È da tempo che diciamo basta armi, ma insomma abbiamo intitolato l'aula del Consiglio regionale a Sandro Pertini l'altro giorno e Sandro Pertini spiegava chiaro, dice vuota gli arsenali e riempi i granai, non è che ci vuole molto a capire che invece di fare dei carri armati fai dei trattori, ecco, sono quasi uguali, no? Però... E poi un'altra cosa che volevo condividere con lei Franco è questa. In realtà proprio laddove sono saltati è saltato il secondo round dei negoziati, quindi bravo. Parliamo del confine con la Polonia, eccetera, si trova a Chernobyl, no? E UNICEF si è occupata a lungo dei bambini di Chernobyl, che hanno ancora delle conseguenze, pensate, dal 1986 se non erro. Ecco, eppure quello sembra non aver insegnato nulla, perché io addirittura, Cilio, ascoltavo, diciamo anche abbastanza basita l'altra sera, il fatto che poi, tra l'altro, queste cosiddette famose armi nucleari non sono più quella bomba atomica che magari noi immaginiamo enorme, sono delle testate che sono diventate anche più piccole, micro, in qualche modo. E questo è più pericoloso, perché è più alta la probabilità che vengano utilizzate. Chernobyl non ci ha insegnato davvero nulla. No. Nonostante il popolo abbia testimoniato con un referendum la volontà di star fuori da questo rischio terribile, noi andiamo in quella direzione. Le rendono sempre ineluttabili. Ma perché? Torno a dire... Direttrice, c'è la mancanza di impegno giornaliero, non possiamo noi ogni volta scoprirci. Svegliarci. Ogni giorno va difesa la libertà, ogni giorno va difesa la democrazia, ogni giorno vanno difesi i principi fondamentali della convivenza pacifica. Ogni giorno, se no non ogni volta. È un allenamento tanto naturale. Non dobbiamo aspettare la Giuliana Segre, dobbiamo ogni giorno coltivare questi sentimenti nel rispetto delle persone, nel rispetto in famiglia, nella scuola, La scuola è ancora dei ritardi.
la scuola ancora dei ritardi, la scuola è la nostra forza, la scuola, la sanità sono i cardini di uno Stato, di una civiltà, di un paese. E la scuola è più trascurata, si vota, chiudi la scuola, si guarda e chiudi la scuola. Franco... No, ma su Franco, sul serio, ma dovremmo chiedere, non senti onestamente, lo dico sul serio, convintamente, adesso vorrei chiedere la vostra collaborazione, dovremmo fare veramente un movimento di opinione di ragazzi che chiedono di studiare. Non si sente dire chiedono di studiare, hai capito? Non si sente. Il diritto allo studio è fondamentale. È la bellezza dello studio, il sapere, la forza del sapere. È incredibile, diventi persino più bella. Guardi lei. Hai capito? Il sapere fa rendere più belli, più sicuri. E quindi noi dovremmo pretendere biblioteche, luoghi di cultura. Cirio, peraltro, ecco, io la fermo e poi vado proprio sull'ultima parte del nostro, del nostro discorso, che è questa. Perché da quello che sta succedendo arriverà una forte, enorme emergenza umanitaria di profughi, che quello senza dubbio alcuno scapperanno dalla guerra, perché è da quella senza dubbio che stanno scappando. Tanti minori non accompagnati. Ecco, anche lì. Certo. Dobbiamo essere pronti, dovrebbe essere pronta anche UNICEF Liguria. Certo, assolutamente sì, e siamo tutti i giorni sul pezzo. Guardi, non è un problema normative, in Italia ne abbiamo fatte troppe normative, bisogna applicarle, bisogna abituarsi all'allenamento, all'applicazione di strutture adeguate, strutture belle, che persone vadano sicure, non che poi scappano e poi fanno violenza, fanno confusione. I ragazzi non puoi lasciarli soli, vanno in strutture dove devono trovare motivi di interesse, perché imparano la lingua, imparano la cultura, conoscono la cultura, la bellezza delle cose, le rispettino, le amino e trovino degli spunti per sognare. Certo. Ma non se vengono, sono chiusi, abbandonati. E poi ragazzi, non si può. Ogni ragazzo può salvare il mondo. Noi abbiamo bisogno dei ragazzi. Ma devi mettere in condizione di poterlo fare. Subito che impari la lingua, portarli nei musei, a conoscere la storia, cosa hanno detto questi grandi artisti, questi grandi, cosa hanno detto, no? I grandi messaggi, i grandi ideali, i grandi valori, per cui vale la pena di impegnarsi. Ma invece sono chiusi, ospitati in una casa, stanno metti lì. E poi ci sono le cose, perché poi sono ragazzi, le facevo già io, non io devo. Sì. Posso insegnargli cosa combinavo. Grazie Franco. Poi tra l'altro è sempre bellissimo, perché vieni a trovarmi e sei qua che ti arrampichi, no? Che ti tieni questa bandiera dell'UNICEF addosso. Io sono fortunato, sì, orgoglioso e fortunato. Perché tutti possono occuparsene, questa è la bellezza. Sara Tagliente, la prego, la faccia questo regalo. Tutti potete, non ci sono scuse, qui non facciamo l'esame del sangue. Tutti possono occuparsi, non costa nulla, tutti potete occuparvi. Sono l'esercizio dei diritti. Incominciate a occuparvene e a chiedere il rispetto, semplice. È un sogno, ma un attimo. Se incominciate, poi vi appassionate, vedete il risultato, vedete. E non mollate più, io sono 40 anni che mi diverto. Lo so, quindi, come se lo so. E quindi ragazzi, vi invito tutti, veramente tutti, non ci sono scuse, sostenete l'UNICEF, diventate amici dell'UNICEF, non sono problemi, nessuno vi chiede niente. È come dice Franco Cirio, è un sogno, ma è un attimo. Bravo, è un attimo. Conteniamoci compagnia tra qualche minuto ancora qui. Grazie.